La gente non sa cosa comprare. No, mi sa che è smartphone. Quindi benvenuti nel canale e ci vediamo. Oh, mamma mia, io già sto sudando. La gente non sa che smartphone comprare. Devo rifarlo perché mi stavo muovendo. Non devo strisciare comunque. Quindi io come sempre vi invito a iscrivervi al canale. No. No. Iscrivervi al canale, mettere mi piace, attivare la campanellina, ma soprattutto vogliamo tanti commenti, perché vogliamo interagire con voi. Esatto. La gente non sa che smartphone comprare. Oggi siamo qui in compagnia del mio amico Daniel. Ciao a tutti. Parleremo di un argomento molto insidioso: gli smartphone. Cosa dobbiamo andare a comprare? Questa è una domanda che si fanno in molti. Perché? Perché? Perché Pippo? Perché spesso ci siamo resi conto, i nostri amici, i nostri conoscenti, che hanno speso una barca di soldi per dei telefoni che poi alla fine non sfruttavano. Perché la domanda che non si erano fatti è: qual è l'esigenza che io ho da uno smartphone? Qual è il mio utilizzo quotidiano dello smartphone? La gente si fa condizionare dalle pubblicità, si fa condizionare da quello che la massa dice. Esatto. Esempio in primis, Apple ci insegna che col suo marketing ha stravenduto dei telefoni a prezzi esorbitanti per offrire sì, ovviamente, un prodotto di qualità. Ma la domanda che ci siamo posti è veramente necessario spendere 1000 euro per uno smartphone che noi utilizziamo per WhatsApp, Instagram e fare qualche foto in compagnia? Esatto, che a meno che non lo usiamo per lavorare o per fare un lavoro dedicato all'editing o qualsiasi altro genere. Bravo. Non serve. Infatti la domanda che vi proponiamo anche a voi è realmente necessario spendere tutti questi soldi? La nostra risposta è no, perché noi in primis siamo stati ex utenti della vecchia mela morsicata, quando ai tempi aveva innovato il mercato degli smartphone, no? Il primo iPhone, il secondo iPhone, il terzo iPhone, il quarto, fino al quinto noi siamo stati dietro a questa cosa, ci credevamo, era un'ottima filosofia e i prezzi bene o male erano ancora tra virgolette contenuti. Certo. Il momento in cui iPhone ha continuato a riciclare il suo prodotto per anni e anni e anni, non innovando più la tecnologia e aumentando i prezzi, io e il mio amico Pippo abbiamo detto: ma vediamo che alternativa abbiamo. Io infatti non ero molto convinto, perché io, partendo da un iPhone, io all'inizio avevo comprato un iPhone, era il primo modello, mi ricordo, il 3, avevo il 3G. Sì, avevo preso il 3G, poi avevo il 3GS e via dicendo, e non ero così convinto perché comunque Android era abbastanza acerbo come sistema. Vero. Quindi dal momento che mi è stato presentato uno smartphone alternativo a Apple, non ero molto convinto, e diciamo che la maggior parte delle persone non sono convinte perché si fanno prendere da pubblicità, si fanno prendere da... Sì, più che altro si fanno condizionare da quello che dice quello che dicono le persone, e molto spesso, è brutto da dire, è che non hanno le informazioni adeguate per poter fare una scelta giusta. Quello che volevamo dirvi è che sulla nostra pelle, quindi per nostra esperienza, vi possiamo dire che spendendo la metà di un iPhone, ma non perché ce l'abbiamo con Apple, lo ripetiamo forse più volte nel video, perché anche altri produttori hanno alzato l'asticella dei, esatto, prezzi. Oppo. Guardiamo la Huawei, guardiamo la nuova Oppo che sta vendendo tantissimo, la stessa Xiaomi che è entrata qui in Italia vendendo dei prodotti a prezzi spettacolari, ad oggi anche loro hanno alzato il livello. Il discorso è comunque che un ex top di gamma o comunque un telefono di fascia media di oggi ci porta su un mercato sui 300-400 euro e ci permette di avere uno smartphone perfettamente funzionante che ricopre, penso, il 98% dell'esigenza di ognuno di noi. Onestamente, quante persone usano il telefono per lavoro, lo smartphone per lavoro, seriamente? Noi parliamo dell'utente medio, cioè la mamma, il papà, il ragazzino che va a scuola, ma anche noi che, noi siamo degli smanettoni. Ma tecnicamente parlando, un telefono da 300-400 euro ad oggi soddisfa pienamente tutte le nostre esigenze. Esatto, perché noi comunque l'uso medio che ne fa la persona è l'utilizzo di un social, l'utilizzo anche quando va a fotografare, la qualità che va a eseguire è solo esclusivamente per un social, quindi non ha la qualità adatta da poter fare una foto
altamente professionale. Bravo. Io, seguendo tanti recensori, seguendo la tecnologia, mi sono reso conto di questa cosa, che la persona quando va nel negozio e dice voglio un telefono, quali sono le caratteristiche che chiede? Che abbia un bel display e che faccia belle foto. Adesso si sta aggiungendo che abbia una buona autonomia. E vi faccio vedere, io posseggo uno Xiaomi Mi 10, ok, 108 megapixel di fotocamera. Sì, è fuffa, è marketing, fa delle bellissime foto, indubbiamente, io non lo metto in dubbio. Ma se il mio amico Pippo dovesse fare delle foto per un concorso, non gira con questo? No, assolutamente no. Telefono che veniva a 900 euro l'anno scorso, io non l'ho pagato 900 euro, però per dire, 900 euro di smartphone, per quanto mi riguarda, non li vale. A prezzo modico, a metà del prezzo, è un'ottima offerta. Ed è qua che noi vogliamo andare a puntare. Esatto. A consigliarvi, o meglio, a farvi due domande prima di comprare uno smartphone. Perché ad oggi il mercato, siamo in una situazione in cui il mercato ci dà veramente un'ampia scelta di poter spiazzare per gusti, colori, dimensioni e prestazioni sotto tutti i punti di vista. E tornando un po' al discorso che facevamo prima, noi da ex utenti Apple, perché abbiamo tra virgolette un po' criticato spendere tanti soldi per un iPhone oppure no? Perché ti dico, come tu ben sai, sono stato il primo a provare ad andare a comprare i telefoni in Cina. ho fatto questo esperimento curioso, ho detto, ma è possibile che... Adesso non siamo di parte, però abbiamo tutti degli Xiaomi in combinazione. Sì. Perché abbiamo trovato in questo marchio un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Esatto. Però da amante della tecnologia avevo bisogno di avere nuovi stimoli. Allora ho provato. Ai tempi avevo comprato un telefono direttamente dalla Cina che mi è arrivato in Italia in inglese. Ho dovuto smanettarci un po', col tempo ho dovuto moddarlo per poterlo rendere in italiano, eccetera, eccetera. Ma mi sono reso conto che Android, parliamo di 5 anni fa, aveva fatto un bel passo avanti. E ad oggi, essendo passati 5 anni, Android ha fatto dei passi ancora più avanti. Per quello ripetiamo il discorso che non ha più senso spendere 6, 700, 800, 1000 euro per un prodotto che magari l'anno dopo poi costa la metà. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Volete spendere 1000 euro per il vostro iPhone? Fatelo. Noi l'abbiamo fatto in passato, anche se costavano di meno. Però ripetiamo, l'abbiamo fatto perché innovava Apple. Ad oggi io non comprerei più un iPhone perché non sta innovando, cioè nel senso è rimasta indietro sotto tanti profili estetici, ma proprio anche come tecnologie, no? Esempio stupido, questo telefono ha un sensore di sblocco sotto il display. Ce ne sarebbero tanti altri prodotti che si possono mettere a confronto, no Pippo? Sì, tanti parlano anche della durabilità di uno smartphone, perché uno può pensare, compro un iPhone, lo tengo 5-6 anni e va sempre al top. Assolutamente sì. Ma Android è di meno? In passato diciamo che Android si è data un po' la zappa sui piedi, perché effettivamente, come diceva prima Pippo, essendo un po' acerbo, i telefoni non venivano seguiti, quindi magari venivano aggiornati un anno, poi abbandonati a se stessi, e quindi ci si ritrovava magari un telefono in mano da 500 euro e dopo un anno non si aggiornava più, era buggato, non funzionavano le applicazioni, e quindi le persone magari si sono un po' traumatizzate, spaventate in questo. Ma ad oggi vi possiamo informare che la maggior parte dei brand Android sono costantemente aggiornati. E anche qui io aprirei una parentesi, gli aggiornamenti è diventata una malattia. Una volta si comprava il telefono e si teneva così. Era. Mi ricordi Nokia col vecchio Symbian, compravi quel telefono, quello ti tenevi. Non c'erano gli aggiornamenti, non c'erano manco le applicazioni. No. Questa corsa agli aggiornamenti serve e non serve, nel senso, ora siamo ad Android 11, ma rispetto ad Android 10 non è che è stata una rivoluzione, è un upgrade con qualche funzione in più. Sì, graficamente sono andati a migliorare alcune cose. Quindi, ritornando al discorso, ad oggi, se noi compriamo un Android anche di fascia media, e io lo posso dire perché ho fatto comprare telefoni di fascia media a veramente centinaia di persone in questi ultimi anni, le persone sono contente perché hanno speso il giusto e hanno un prodotto che gli offre tutto e di più rispetto a quello che pensavano e avevano bisogno. Quindi, come tu mi insegni, è necessario documentarsi, no?
quando si fanno a fare degli acquisti, ma anche di non farsi abbindolare da pubblicità, come abbiamo detto prima. Ma dove possiamo realmente comprare? La gente sa che mi piacciono gli smartphone, quindi quando deve comprare mi chiamano: Daniel, dovrei comprare, devo spendere, cosa mi consigli? Generalmente nel 99% dei casi delle persone che gli ho fatto spendere dai 200 ai massimo 400 euro di smartphone, la gente è contenta. Sì. Perché ha speso veramente bene. Ma tu stesso ti ricordi quando abbiamo preso il tuo Xiaomi? Noi l'abbiamo preso dalla Cina, importato, globale. Sì, sì. Ma con 300 euro abbiamo portato a casa il vecchio Xiaomi Mi 9 T Pro, che tanta roba. Ne facessero altri telefoni di questo tipo. Tanta roba, 300 euro. 300 euro per un... E io ne ero quasi entusiasta. E lo sei ancora ad oggi. Sono ancora, perché tutti i miei video, comunque, quando vado a realizzarli, si vede il mio telefono, che è proprio lui, il Mi 9 T Pro. Assolutamente. E viaggia fantasticamente. Però, tornando alla chicca, come abbiamo fatto a spendere poco e avere tanto? Ci siamo informati. Informati, documentarsi. Quindi, importante, documentarsi. Come lo possiamo fare? GoPippo è uno dei tanti canali che sponsorizza tecnologia, non fa solo recensioni di smartphone. Non fa solo recensioni. Però magari lui può recensire quello che potrebbe essere uno smartphone, un tablet, un accessorio. Ci sono tanti recensori specializzati in smartphone, ma per qualsiasi acquisto questo vale. Adesso noi trattiamo smartphone oggi. Però andiamo su YouTube, ci piace un prodotto? Vogliamo comprare, non so, l'ultimo Samsung Galaxy che hanno presentato, l'A72 mi piace. Ok, prima di comprarlo, guardiamo qualche recensione. Andiamo a cercare su Trovaprezzi, sui vari Unieuro, Medior, Amazon, se ci sono delle offerte. Ci rendiamo conto che è un prodotto che viene venduto a 399 euro e lo trovo a 329, allora posso dire, è una buona offerta, sto risparmiando 70 euro. Ma non basta solo vedere il prezzo, guardiamo anche se è effettivamente un prodotto valido. Perché magari Samsung tira fuori l'A72, il telefono del 2021. Ma fa il caso nostro? È il discorso che abbiamo fatto al principio di questo video. Esatto, cosa dobbiamo farci? Devo spendere 500 euro per una fascia media? Ci sono delle alternative? Documentiamoci. Documentiamoci, quindi possiamo andare a guardarci video. Prima di comprare è bene andare a guardare video, spulciare su internet se ci sono delle alternative, se conviene comprarlo nel 2021 uno smartphone piuttosto che un altro. Quindi, dove possiamo acquistare realmente? Allora, io quello che consiglio sempre a te, Pip, te lo dico. Finché siamo io e te o persone che se ne intendono del settore smartphone, possiamo andare a comprare ovunque. Spesso ne abbiamo comprato su siti come Banggood, Gearbest, AliExpress. Sono classici store cinesi dove c'è un risparmio esagerato. Ma vanno fatti con coscienza, certo, perché c'è la spedizione lunga, perché potrebbe esserci il dazio di una cioè potrebbe arrivarti il prodotto fallato, potrebbe arrivarti il clone, certo. Ci sono dei rischi, potrebbe arrivarti il prodotto non globale, quindi non europeo, se uno non sa comprare o magari si affida a un venditore che si appoggia a Banggood, che poi tu paghi 400 euro senza PayPal, tra l'altro ho fatto video su PayPal, andatelo a vedere. Non compriamo con PayPal, paghiamo un venditore che non c'è una recensione, abbiamo fatto l'affare dell'anno, non ci arriva lo smartphone. No. Ok, quindi tolta questa categoria di persone, il consiglio che vi diamo è compriamo innanzitutto su Amazon. Per due motivi, uno perché ha dei buoni prezzi, effettivamente comprando a stock immensi ti propone veramente dei buoni prezzi e abbiamo un'assistenza post vendita elevatissima. Partendo dal primo punto in principale, è che se io compro uno smartphone e non mi piace o comunque non mi trovo dei difetti, che è grosso, il pulsante è troppo lungo per il mio pollice, preso. Lo possiamo dare indietro. 30 giorni, Amazon non si offende, è una loro politica, è un nostro, come posso dire? Diritto. È un nostro diritto, quindi abbiamo riscontrato che c'è un prodotto che ci piace, ma abbiamo dei dubbi? Proviamolo. E non è un consiglio da dare, perché effettivamente se ci beccamo si dice no, non funziona così. Però è un nostro diritto, possiamo farlo. Non è che noi stiamo rubando soldi a qualcuno. Compriamo lo smartphone, ma se ci siamo documentati, nel 98% lo compri, poi te lo tieni. Certo. Non è che compri il telefono così. Però abbiamo questa possibilità. Mettiamo caso che il telefono ci piace,
abbiamo un'assistenza che funziona. Per 2 anni Amazon ci assiste in una maniera elevatissima. Veloci, ti cambiano il telefono se non funziona, sei tutelato. Tolto Amazon, quello che noi vi consigliamo sono gli store fisici, che ad oggi possiamo comprare tranquillamente online se becchiamo delle offerte top. Esatto. Un euro e medio spesso fanno delle belle offerte. Euronics, comunque tutte le catene grosse, diamo un'occhiata, perché esempio, l'altro giorno un mio amico cercava un iPad, io gli ho consigliato Amazon, prendi l'ultimo iPad, 369 euro, il classico 32 giga basilare. Gira e gira, mi chiama un giorno, sono al Bennett, l'ho trovato nel 2020 a 2,99. Prendilo. Ma io non potevo sapere che il Bennett facesse un'offerta del genere, io non lo seguo il Bennett, cioè vado a comprare la carne, non vado a comprare l'iPad. Eppure ha fatto l'affare. Si è mosso, mi ha chiesto, io l'ho consigliato, quando mi ha detto ho trovato questo, compralo. Ad oggi non si compra ancora a 300 euro l'iPad 2020, per dire. Anche perché alcune offerte le possiamo trovare solo online, non te le fanno comprare direttamente nello store. Proprio entrando nel loro sito, loro si riservano questo tipo di offerta. Quindi è bene sempre andare a comprare online, quindi informandoci prima di comprare e andare online a cercare in questi vari store. Assolutamente. E un altro consiglio che vi diamo per l'acquisto dello smartphone è di avere un minimo di idee chiare. Seguendo alcuni canali Telegram, offerta del giorno su Amazon, Poco X3 NFC, versione 6GB 128 che viene venduta ad oggi su 260-250 euro, in offerta 169. Io te ne compro 4. Esatto. Ad oggi la fascia media ha raggiunto un livello di proprio prestazioni dell'utilizzo che non ci si può più lamentare. Una volta il telefono di fascia media, i vari Samsung della serie A di una volta, erano legnosi. Sì. Mi pagavi 200 euro, ma ne valevano 50, perché le foto facevano ridere, le prestazioni arrancava, e quindi veramente erano 200 euro che ti pesavano. Ad oggi, Xiaomi, Realme, Oppo, anche Motorola, ma ci sono tante aziende che oramai si sono adeguate a questo mercato. Con 200, 300, ripeto, 400 euro della fascia media, abbiamo dei telefoni che girano come degli orologi svizzeri. Sì, ma parliamo, noi adesso stiamo parlando di prezzi anche abbastanza pesanti. 400 euro comunque sono sempre, certo, 400 certo. euro. Per una mamma, per una nonna, potrebbe anche andare bene un telefono che sta sui 200 euro. 150. 150, sì. Abbiamo degli esempi. Sì, ci sono tutti i Xiaomi dell'anno scorso che oramai te li tirano dietro, come il Redmi Note 8 Pro, per dire. Un telefono che ad oggi con 170-180 euro lo porti via. E per l'utente, ripeto, della nonna, della mamma, del lavoratore, per dire, volano. Certo. Aggiornati, funzionano benissimo, globali, tutto quello che deve fare, c'è addirittura la cover dentro. Prendi il telefono, lo usi, finish. Ad oggi abbiamo nuovi brand, si è unita la Oppo che in Italia è arrivata con telefoni di una certa fascia alta, ma per dire, i fascia media dell'anno scorso Oppo, l'X2 Lite per dire, è un telefono che ad oggi con 260-270 euro ti porti via un telefono che ha 8 GB di RAM, 128 GB di hard disk. Non ce ne facciamo una cippa, detto fra amici, ma effettivamente tornasse il mio vecchio Poco con 280 euro, io sarei benissimo. Sì. Stai perché benissimo. In realtà sono solo numeri che ci presentano, il commercio ci presenta solo numeri, che poi in realtà non andiamo noi a utilizzare tutti questi numeri. Assolutamente. Vogliamo concludere perché sennò stiamo qua a chiacchierare un'ora. Sì, perché ogni volta che ci vediamo siamo sempre qui a chiacchierare delle stesse cose, quindi per concludere, cosa possiamo andare a comprare? Io in descrizione vi metterò una fascia di prezzi, partendo da 150, sì. 250, 250, 300, 350, no? Un paio di 2-3 telefoni ve li mettiamo, ce li andiamo adesso a spulciare, così avete un'idea su cosa comprare. Mi ha fatto piacere che mi hai reso partecipe del tuo video, mi ha fatto piacere, è un piacere mio. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Sì.
Sicuramente faremo altri video in merito agli smartphone, perché sicuramente gli sarà piaciuta questa cosa. Sì. Spero anche a voi. Potremmo anche parlare anche di altre tematiche, come computer, di informatica e molte altre cose. Assolutamente sì. Quindi io vi lascio in descrizione il mio canale Telegram, andate a unirvi in questa community, così possiamo magari inserire anche qui alcuni link su questi smartphone economici o tutti con una fascia di prezzo abbordabile a tutti. Quindi io come sempre vi invito a iscrivervi al canale. Iscrivervi al canale, mettere mi piace, attivare la campanellina, ma soprattutto vogliamo tanti commenti, perché vogliamo interagire con voi. Esatto. Ci vediamo alla prossima e ciao. Ciao. Grazie. È stato un piacere.